Eccoci qui. Poi ricordo che comunque l'incontro sarà sempre disponibile sia sulle pagine di questa rassegna sia su YouTube dove lo caricheremo. E, come vedete dallo schermo, siamo in tre questa sera e c'è Nicola La Gioia che ha Ciao. accettato il nostro invito. Ed è infatti con Nicola La Gioia apriamo così con il primo incontro dedicato alla narrativa, perché finora abbiamo fatto poesie e arti figurative. La rassegna, lo dico brevemente per chi dovesse collegarsi soltanto ora, si chiama Riflessi di partita perché usa il termine chiave partita per appunto lanciare degli incontri di tipo dialogico, dove delle parti differenti vengono messe a confronto, come nell'inglese match. E infatti l'incontro di questa sera rientra nella sottoserie match e si intitola Romanzo, una partita fra invenzione e cronaca, romanzo oggi o romanzo italiano oggi, per cui quello che cercheremo di fare attraverso una riflessione sull'ultimo romanzo di Nicola La Gioia, La città dei vivi, uscito per Einaudi nel 2020, sarà proprio portare alla luce questi aspetti di differenze chiaramente tra la parte dell'invenzione e come i narratori invece possono attingere alla cronaca, quali sono appunto i limiti, qual è l'osmosi anche tra questi due campi, e cercando appunto di porci delle domande anche per una riflessione tanto sul presente del romanzo, un pochino anche sul passato, ma soprattutto sul futuro. Oltre che il romanzo, direi la narrazione in senso più ampio, no? Quindi io direi proprio di iniziare subito in medias res, chiedendo a Nicola La Gioia di leggerci l'incipit del romanzo. Allora, diciamo che l'incipit a questo punto per fare il buonasera, innanzitutto per fare il servizio ancora migliore, se non io sento la mia voce che ritorna, però dicevo, non so se la sentite anche voi, spero non di no, ci sono anche due epigrafi. Una recita: Roma è l'unica città medio orientale che non possiede un quartiere europeo, ed era questa appunto citazione di Francesco Saverio Nitti. Poi rimaniamo sempre in ambito politico: non attribuiamo i guai di Roma agli eccessi di popolazione, quando i romani erano solo due, uno uccise l'altro. Questo invece era Giulio Andreotti. E poi inizia il libro. Il 1° marzo del 2016, un martedì con poche nuvole, i cancelli del Colosseo si erano appena spalancati per consentire ai turisti di ammirare le rovine più famose del mondo. Migliaia di corpi camminavano per le biglietterie. Chi inciampava nei sassi, chi si alzava sulle punte per misurare la distanza dal Tempio di Venere. La città lì sopra cucinava la rabbia nel proprio stesso traffico. Negli autobus in avaria già alle 9 del mattino. Gli avambracci scandivano gli insulti dai finestrini aperti. A bordo strada i vigili compilavano multe che nessuno avrebbe mai pagato. Se vai a dire al sindaco, l'ha detta la biglietteria numero 4, scoppiò in una risata beffarda, provocando l'ilarità delle colleghe. L'anziano turista olandese la guardò stupito al di là del vetro, nel pugno brandiva i due biglietti falsi che due falsi addetti al sito archeologico gli avevano venduto poco prima. Questa, di andare a protestare con il sindaco, era fra le battute più ripetute delle ultime settimane. Nata negli uffici comunali, si era diffusa tra i tassisti e gli albergatori e i netturbini e i venditori di grattachecche a cui pure in mancanza di una più chiara autorità i turisti chiedevano aiuto fra gli infiniti disservizi cittadini. L'olandese aggrottò la spiglia. Possibile che anche la vera autorità, quella in divisa ufficiale, lo stesse prendendo in giro? Alle spalle la folla aumentava il suo brusio. Il prossimo! Il turista olandese non si mosse. La detta alla biglietteria lo stette a osservare. Le si dipinse in faccia un riso freddo. Next one! L'ho detto come l'avrebbe detto lei, forse. Con il Bene, se grazie dico Nicola per questa lettura. No, volevo dire che all'inizio non ho presentato Nicola, ma non è che c'è bisogno di tante presentazioni, però così, solo per dire che Nicola è uno
ma degli autori più interessanti della narrativa italiana di oggi, viene dall'esperienza di Minima e Moralia, è direttore del Salone del Libro di Torino, collabora costantemente con Radio 3. Solo per aggiungere così, delle cose superflue che forse possono sembrare anche un po' decorative, ma che fanno il quadro completo. E quindi ora passo la parola a Giorgio Villani per la prima domanda. Sì, volevo fare una curiosità. Questi, come detto, questi due Sergo sono entrambi di politici, due politici. È un po' curioso perché Roma ha avuto tanti scrittori e viaggiatori che ne hanno parlato, è una letteratura molto, oltre che molto abbondante, anche molto varia. Tu però hai scelto due politici. Credi che l'immagine letteraria di Roma come viaggiatori e scrittori sia parziale o comunque diversa rispetto a quella che ha di Roma chi l'ha governata o chi ha cercato di risolvere i problemi? O è un caso che tu abbia scelto due politici invece che due scrittori o narratori a esergo per aprire insomma il libro, a esergo del capitolo? Beh, in realtà non è proprio così, perché ci sono delle citazioni di ogni parte in cui divisa questo libro, e così come trovate, come con Giulio Andreotti all'inizio della prima parte, trovate Amelia Rosselli all'inizio del Esergo all'ultima parte, quindi come trovate Stendhal, Stendhal a un certo punto, Flaubert, eccetera, eccetera. E quindi in realtà è pieno il libro sia di. A un certo punto nascosta, forse neanche troppo, anzi, forse l'ho usata proprio come se avevo, qualcosa non mi ricordo neanche più, è quella in cui Freud, a un certo punto, per spiegare la psicanalisi, parla di Roma come una stratificazione di ere storiche, come una città verticale in cui, esattamente come accade per l'inconscio, che a un certo punto emerge la coscienza, ci sono tutta una serie, come dire, di epoche storiche che convivono nella città e che intanto salgono in superficie. Quindi in realtà il libro è disseminato anche di citazioni e di politici e di intellettuali, scrittori, che insomma, credo che ognuno abbia una visione parziale delle cose, come succede nella vita, no? Un gruppo umano, secondo ciò di cui si occupa, dello stessa faccenda, per esempio una città o per esempio una relazione sentimentale, ha diverse versioni. No, se noi se ci sediamo a un tavolo e poi finisce una serata e la commentiamo, ognuno ci avrà una visione, come dire, in parte coincidente e in parte invece solo parziale. E a questo proposito, senti, riguardo proprio Roma e le immagini di Roma, e la Roma che tu descrivi ha una Roma di forti contrasti, c'è cioè, da un lato una Roma in cultura, classica, di grandi monumenti, e poi una corruttela, una trabe che la divora. E questa immagine di Roma, secondo te, è un'immagine che si è cristallizzata nel corso dei secoli di Roma e quindi quando noi descriviamo Roma, proiettiamo un po' questa immagine o no? Cioè, c'è un immaginario di Roma in cui questi aspetti sono un po' cristallizzati o no? Ci Beh, sono influenza tanti. questa immagine di Roma di grandezza e corruzione che insomma si è piano piano accumulata oppure o no, insomma? Ma guarda, credo che non sia tanto un'eredità, cioè, credo che noi descriviamo Roma in un determinato modo anziché in un altro, non per un'eredità culturale, ma per come la viviamo. Questa è, come dire, la città attraverso in qualche modo la mia sensibilità, ma non, come dire, il retaggio della città o l'immagine della città, ma semplicemente quello che, come io ho sentito la città negli ultimi 15-20 anni, che sono gli anni in cui ci ho abitato. Dopodiché, come dire, Roma, anche qui non esagererei, cioè nel senso che ne so, Roma è una città violenta, per esempio, non direi se uno. È una città turbolenta, per esempio, una città dove delle ondate interessanti per chi le racconta, per chi le vive, un pochino di stress percorrono la città, che infatti per alcuni versi è abbastanza invivibile. Pensa soltanto, Giorgio, al trasporto, no? È la più grande capitale europea come estensione, Roma, però soltanto 2 linee e mezzo di metropolitana. Poi però se uno comincia, quindi qua cominciano, io poi dal libro racconto, cominciano, se uno vuole può cominciare a smontarli i luoghi comuni. Per esempio, una città violenta, Roma? No. Che
ti dice la statistica, perché se tu dividi il numero degli abitanti della città per il numero degli omicidi che ci sono ogni anno, ti rendi conto che è una città molto meno violenta rispetto a Parigi, a Bruxelles, a Londra, per non parlare delle città americane che sono molto violente. Certamente è una città capace di produrre un grande immaginario. Roma, Napoli, Palermo sono le città italiane che fondamentalmente da cui esce, poi c'è una grande provincia, ma a livello di città Roma, Palermo e Napoli sono quelle che, come dire, che storicamente producono più immaginario letterario, cinematografico. E poi mentre parlo c'è questo vizio, ormai abbiamo imparato tutti ad agire in multitasking, a mia volta vedo pure i messaggi che arrivano. Per esempio Massimo Rodolfi ci chiede, ecco perché leggo questa domanda, perché questa è interessante per un altro luogo comune: quanto pesa la lettura di Manuel Carrère più che Capote nella scelta di scrivere questo libro? Allora, Capote e Carrère, cioè vale a dire A sangue freddo e L'avversario, sono due libri che hanno in comune solo due cose: si occupano di un fatto di sangue e appunto rinunciano alla finzione. Dopodiché qualunque, come dire, studioso di letteratura o lettore un pochettino più professionale verrebbe a dire che sono due libri che non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro, perché uno è un romanzo polifonico, sarebbe appunto A sangue freddo, l'altro è una specie di concerto per voce sola. In uno appunto c'è volutamente la presenza ingombrante del narratore, che sarebbe appunto quello di Carrère, mentre per quanto riguarda A sangue freddo c'è la decisione di Capote di stare proprio sempre un passo indietro rispetto alla narrazione, da che uno potrebbe pensare che Carrère sia uno scrittore più spericolato di Capote, perché mettendosi sempre in mezzo in qualche modo racconta di sé e quindi presta più il fianco al lettore. È esattamente il contrario, secondo me, cioè rischia molto di più Capote che non Carrère. Per quale motivo? Perché mentre tra Carrère e Roman, che sarebbe praticamente l'omicida di cui lui si occupa, il bugiardo patologico che a un certo punto stermina la famiglia, c'è un fossato invalicabile, cioè i due non potrebbero mai essere a ruoli invertiti, perché sono proprio quasi due specie antropologiche diverse. Invece nel caso di Truman Capote rispetto ai due assassini della famiglia di Holcomb, lì invece c'è, per esempio, per capire qual è diverso l'approccio di Capote da questo punto di vista, c'è nel film quello con Hoffman una battuta che credo che Capote non abbia mai pronunciato, ma che gli sceneggiatori sono molto bravi, gli mettono in bocca, e cioè lui dice rispetto agli assassini: è come se fossimo cresciuti nella stessa casa, solo che io sono uscito dalla porta davanti e loro sono usciti da quella di dietro, come a dire che appunto lui sarebbe potuto essere uno di loro se non fosse diventato Truman Capote. Quindi lì c'è una prossimità molto più marcata. E la cosa interessante è che Capote, a differenza di Carrère, c'ha proprio uno stile adamantino quasi perfetto. È perfetto, ma non è sufficiente, e da qui la grandezza del romanzo, a non lasciare trasparire tra le righe la partecipazione da questo punto di vista di Capote. Quindi il fatto che sia uno stile perfetto, ma non sufficiente, rende quel libro, secondo me, veramente un libro molto, molto, molto importante. No, si rispondeva a Massimo perché così, come dire, dava l'agio per un ragionamento che non tanto si fa, che non così di frequente. Mi posso inserire? Sì, posso tornare. No, molto interessante la domanda di Massimo, che ringrazio veramente. Solo io volevo riprendere una delle cose che ha detto Nicola prima, e cioè che città come Roma, Napoli o Palermo sono città creatrici di immaginario. Questo mi interessa, cioè perché Roma, Napoli e Palermo, cioè, o meglio, sicuramente lo sono state e lo sono ancora. Mi interessava anche vedere come queste città, ecco, possono essere creatrici di immaginario in un contesto europeo, cioè nell'Europa di domani. Quali saranno così i luoghi, ma i luoghi intesi in senso molto, molto ampio, che saranno così creatori di immaginario? Questo mi la butto lì, ecco, come domanda e come suggestione. Allora, poi invece, no, aspetta, perché volevo aggiungere a questo un'altra cosa. Come dire, un corollario, che però non è una frase mia, ma è una frase di Walter City, che ti chiedo di commentare. E la frase è questa: la letteratura
a differenza del cattivo giornalismo, non conosce mostri. Sì, Te la allora parola. sono due questioni diverse. Dunque, per quanto riguarda la produzione di immaginario del futuro, e poi veniamo all'Italia, sicuramente città come Napoli, Roma, Palermo, o come, che vi devo dire, o come Bangkok, o come Buenos Aires, nel futuro produrranno molto più immaginario rispetto a città come New York, o come Toronto, o come. Ma già questa cosa accade adesso. Non c'è bisogno di spostarci 10 anni in avanti. Io sono rimasto sorpreso. Quando ho fatto il tour della Ferocia negli Stati Uniti, a un certo punto sono andato appunto, in questi posti, penso, a un certo punto a Chicago, no? E, in questo posto che poteva essere l'equivalente, che ne so, del Circo dei Lettori di Torino, l'equivalente della Sala Borsa di Bologna, cioè, arriva a Chicago e cerca di fare un po' di fishing for compliments, cioè perché visto che era un posto insomma, frequentato da letterati, eccetera, eccetera, dico, sono molto felice di essere nella città di Solbello. Tutti quanti mi hanno guardato indomandandosi chi fosse questo Solbello e a quel punto io con un po' di orgoglio ho detto scusate, ma avete avuto un premio Nobel in questa città della letteratura, non ne avrete un altro per i prossimi 50-60 anni. A Roma pure i tassisti sanno chi è Pasolini e che ne so, e Fellini, voi come potete non aver letto il dono di Humboldt o le avventure di Oggi Marci? E però approfondendo, perché poi io da questo punto di vista divento un po' sadico, approfondendo la questione con loro, cioè, mi rendevo conto che per loro Philip Roth, per esempio, era uno scrittore del passato, cioè che ricordavano a malapena, devo dire, più per Lamento di Pornoi che non per Pastorale Americana o per La Macchia Umana, che pure sono i suoi libri più belli, io li amo moltissimo. Quindi consideravo Philip Roth una vaga questione sorpassata, e invece Elena Ferrante una questione attuale. Cioè per loro nell'immaginario, l'immaginario letterario, la Napoli degli ultimi 40 anni dell'Amica Geniale era più importante della New York di Roth. Quindi questa cosa è abbastanza interessante. Perché dicevo questa, cioè la vicenda per cui secondo me una città come New York, se rimane così com'è, non è una città, o forse con la pandemia si svuoterà, ci saranno un po' di problemi in città, ci sarà un po' più di rimescolamento e tornerà a essere interessante come era negli anni 70. Ma dal 2001 io ho avuto un osservatorio privilegiato, avendo lavorato a Minimum Fax, che è stata una casa editrice, ho fatto molta letteratura nordamericana. È stato chiarissimo come nel XXI secolo non è successo un decimo di quello che era successo nei 20 anni precedenti della letteratura americana. Pensate soltanto agli anni 90. Esce Infinite Jest, escono i libri più belli di Cormac McCarthy, esce Underworld di Don DeLillo, escono i libri migliori di James Ellroy, esce insomma un sacco di roba, Le Vergini Suicide di Eugenides e così via. Ora per un motivo, che cosa è successo a queste città? Semplicemente non sono più città alcune in cui è possibile fare esperienza. Quale esperienza si può fare oggi a Manhattan? Vabbè, durante la pandemia nessuna città si fa esperienza, eppure anche qui qualche differenza c'è. Ma diciamo prima della pandemia, quale esperienza puoi aver fatto a Manhattan negli ultimi 10 anni che può essere stata, come dire, ispiratrice di qualche immaginario? Pochissima. Una città, come dire, consegnata completamente o ai turisti o agli uomini d'affari, perché nessuno più si può permettere di abitare lì, come nessuno si può permettere, o quasi nessuno si può permettere di abitare nel centro di Roma. E infatti è un po' difficile immaginare che un romanzo sia ambientato dalle parti di Piazza di Spagna o dalle parti, se non per persone che ci vanno di passaggio. E quindi insomma le città per produrre e i territori devono essere luoghi d'esperienza, che non vuol dire che devono essere luoghi per forza problematici, ma luoghi in cui sia possibile fare esperienza. Roma lo è, Napoli lo è, Palermo insomma lo è, Bangkok lo è, anche se la Thailandia non ha una grande tradizione letteraria, quindi conta evidentemente anche questo, per quanto pure lì sono libri interessanti, pubblicati in Audi di recente. E quindi insomma, è un po', io credo che sia per questo motivo qua, anche le città che si mescolano, Roma per esempio è una città in cui le classi sociali non sono così impermeabili, c'è un continuo, già Parigi è molto di meno da questo punto di vista, cioè città, e infatti molti romanzi francesi importanti sono ambientati in provincia, pensate a Houellebecq, oppure sono ambientati in luoghi altri, prima veniva citato Carrère, gli ultimi romanzi di Carrère non sono ambientati a Parigi, per esempio, sono ambientati uno
vabbè, è una carrellata, forse Yoda, non lo so, non l'ho ancora letto, quindi forse lui ritorna su quei posti là. E pensate a Berlino, che è una città pochissimo, che produce poco di materiale da questo punto di vista. Non sono usciti grandi romanzi ambientati, nati, o almeno lo è molto di più la Spagna, per esempio. Quindi cioè, sono volendo fare appunto una no, faccio cose, dico cose azzardate, però insomma tu Maria mi hai chiesto di fare una proiezione e secondo me questo è, io per esempio un'ultima cosa poi passo a Walter City, ho fatto per 3 anni di selezionatore alla mostra di Venezia, per esempio, tra le tante cose che ho fatto, il che significava dover vedere 1500-1800 film all'anno per selezionare i 60 che poi avremmo dovuto prendere lì. Al di là di alcune mega produzioni hollywoodiane che poi prendevamo, cioè, ne so, quando arrivava, quelle fanno proprio, come dire, fanno proprio scuola a sé rispetto alle cinematografie nazionali. Cioè, arrivava Birdman, arrivava, che vi devo dire, Gravity, lo prendevamo. Ma al di là di queste mega produzioni, era chiarissimo che il cinema sudamericano stava dando le piste a tutti, come si dice a Roma, cioè, nel senso che c'era una vitalità, tant'è vero che poi sono arrivati i registi sudamericani che, passando le produzioni nordamericane, hanno vinto gli Oscar. Ma era chiaro che in Argentina, in Cile e in Messico stavano succedendo cose molto più interessanti di quelle che succedevano, che vi posso dire, in Svezia o in Germania o nel Regno Unito, dove pure ogni tanto delle cose interessanti da quel punto di vista vengono fuori. Quindi, insomma, dipende da quanto un posto, ripeto, sia un posto in cui è possibile fare esperienza. Per quanto riguarda Walter City, no, i mostri non esistono in nessuna... Il cattivo giornalismo, ma anche nella cattiva letteratura, ci sono i mostri. Non è che la letteratura, dal suo punto di vista, ha uno status privilegiato rispetto al giornalismo. Nel buon giornalismo, i mostri non ci dovrebbero stare. Perché uno urla al mostro? Perché converrebbe rispetto, per esempio, alla Città dei Vivi pensare che Manuel Foff e Marco Prato siano dei mostri? Perché se colui che fondamentalmente. Se colui che si è macchiato di una colpa o ha fatto un'azione malvagia è un mostro, quindi non ha una testa, due gambe, del braccio come noi non potremo mai fare del male, perché siamo due specie diverse. Mentre non è così, ovviamente non è assolutamente probabile che noi diventeremo degli assassini, però noi oggi abbiamo una grande capacità di autorappresentarci come vittime. È una nulla capacità di autorappresentarci non come assassini, perché ripeto sarebbe altamente improbabile, ma come persone che fanno del male, mentre noi normalmente facciamo del male per essere fatti come siamo fatti, siamo creature deboli, contraddittorie, frustrate, violente certe volte, violente anche se solo verbalmente, quella è violenza, perché abbiamo le staffe, eccetera, eccetera. Quanto più noi non ci non immaginiamo di poter fare del male, tanto più lo facciamo senza rendercene conto. E in un mondo così polarizzato come quello di oggi, in cui praticamente le sfumature sembra che non esistano più, esistono soltanto i buoni e i cattivi, e guarda caso non siamo da parte dei buoni, ci conviene immaginare che le zone, diciamo così, di grigio e le sfumature tra un opposto e l'altro non ci siano. Ma questa è la negazione della vita. La letteratura, la vita dovrebbe provare un minimo a raccontarla. Quindi, come dire, non è che interpreto così le parole di Siti, sono certo che le parole di Siti significhino questo. Grazie. Senti, volevo domandarti anche un'altra cosa, no? Sempre tornando insomma agli elementi alla Roma del romanzo. E tu hai nel libro, nella nota finale, hai scritto che insomma ti sei attenuto in maniera molto fedele ai verbali, alle dichiarazioni al materiale di cronaca. E, oltre a questo, poi tu hai ambientato la vicenda in una Roma che ha un carattere espressivo molto forte, una Roma in cui le immagini creano qualcosa quasi di espressionista, ovviamente ha una base reale, però
i ratti morti, le buche, insomma, ha un aroma espressivamente molto forte. E qui non è né fatto una cronaca, una semplice cronaca in cui c'è soltanto una ricostruzione d'inchiesta degli eventi, nemmeno però hai fatto un romanzo, in cui, un romanzo nel senso di finzione, in cui traendo ispirazione dai personaggi hai poi elaborato delle... ma anche insomma situazioni non reali ma verosimili, insomma non hai creato personaggi di finzione, ma e tieni a dire che ti sei ispirato molto fedelmente alle dichiarazioni, a ciò che effettivamente è avvenuto in materia di cronaca. Perché hai scelto questa, diciamo, questa seconda via? Cioè non hai fatto né inchiesta pura ma nemmeno un romanzo in cui partendo dai dati hai poi costruito una struttura in parte di invenzione, oltre che insomma su fondamenta reali. Allora, effettivamente si stanno moltiplicando, no, negli ultimi anni, questi casi di letteratura che rinuncia alla finzione. Questo non lo definirei un romanzo, no, da una parte, al tempo stesso è senz'altro un'opera letteraria, quindi non è un reportage, per esempio, giornalistico o qualcosa del genere. Si stanno moltiplicando, hai ragione. Il perché di questa scelta? Vabbè, da una parte non avevo intenzione di scrivere un romanzo, perché questo caso, così come era fatto, mi sembrava talmente interessante, o meglio, mi aveva toccato così nel profondo, mi sentivo talmente parte in causa che mi sembrava appunto che valesse la pena stringere, diciamo così, gli strumenti retorici della letteratura intorno a una cosa reale per vedere se si riuscivano a cogliere di quella cosa lì, di quel fatto lì, di quell'evento lì, degli aspetti che altre forme di racconto non farebbero venire fuori. Questa in realtà è, prima il nostro amico citava Carrer e Capote, ma in realtà la letteratura italiana ha un'antica tradizione di questo tipo qua, cioè quello di dover rinunciare alla finzione per provare a estrarre dalla realtà qualcosa che altrimenti non si vedrebbe. Se ne so, il Carlo Levi, quando si è fermato ad Eboli, fa esattamente questa cosa qui, cioè rinuncia alla finzione per raccontare un mondo che altrimenti sarebbe non raccontato. O ancora, pensate, che ne so, Se questo è un uomo, non è un'opera di finzione, purtroppo, e però non è neanche l'opera di un storico, non è neanche l'opera di un filosofo, non è neanche l'opera di un antropologo, di un sociologo, e tuttavia utilizza la letteratura per provare a cavare da un fatto terribile, storico, qualcosa che sfugge alla lente appunto dello storico, del filosofo, dell'antropologo. Ovviamente è vero anche il contrario, ci sono cose che solo la lente dell'antropologo, dello storico, del filosofo, del teologo riescono a catturare e che allo scrittore, come dire, sfugge completamente. Però c'è qualcosa per la postura e per l'uso della lingua, per la riorganizzazione di fatti veri, secondo però un'ottica drammaturgica, che fanno sì che la cittadella della realtà, assediata da quel tipo di, diciamo così, retorica, linguaggio e così via, faccia venire fuori qualche elemento che altrimenti non verrebbe fuori. C'è un altro elemento in questa cosa qui che è ancora più rischioso, ma che di cui ho preso coscienza soltanto forse dopo aver finito il libro. Lo vengo a dire, prima dico perché secondo me si stanno moltiplicando questi casi qua, anche con dei libri veramente molto belli, forse perché il mondo ci sembra talmente più incomprensibile rispetto a qualche decennio fa, e al tempo stesso, cioè la realtà ci sembra talmente più comprensibile rispetto a qualche decennio fa, e al tempo stesso siamo talmente tempestati da informazioni che queste informazioni non ci consentono di vedere di meglio, ma rischiano di accecarci. E allora il fatto di metterle insieme, di creare una sintesi di queste informazioni qua, secondo una determinata poetica, può far sì che la realtà subisca una torsione che appunto le fa dire qualcosa in più. Ora, non è che il mondo è incomprensibile, io non credo che il mondo oggi sia incomprensibile, più incomprensibile, più difficile da comprendere rispetto a qualche decennio fa, perché sia diventato più complicato. Il mondo è sempre più complicato. Credo che lo sia perché manca, a differenza di ciò che avevamo avuto in maniera non sempre virtuosa però nel Novecento, manca una stele di Rosetta. Le grandi ideologie erano dei codici per leggere la realtà, erano dei traduttori della realtà, in qualche modo che ti rispetto ai quali potevi metterti anche in una posizione eretica. L'eretica è un credente,
Quindi avevi una struttura perlomeno a cui attaccarti. Adesso non ce l'hai, perché ce l'hai è il pensiero unico, come dire, capitalista, neoliberista, eccetera, eccetera, al quale però noi che raccontiamo storie guardiamo sempre con grande diffidenza, comunque, quindi difficilmente ti attacchi solo a quello, perché sai che la matrice è un po', è mendace. C'è un ulteriore elemento, secondo me, in queste operazioni qui, che è quello rituale. C'è un elemento anche rituale in questa cosa. Cioè il fatto che tu riconvochi, tra l'altro la riconvochi, cioè io quando andavo in giro a chiedere se potevo intervistare persone, se mi davano una testimonianza, ovviamente lo dicevo che stavo scrivendo un libro, però onestà era il minimo. Però il fatto di dirlo e di fare questa professione di onestà non vuol dire che stai chiedendo il permesso di scrivere il libro, quello rimane un gesto arbitrario, cioè ti assumi tutti quanti i rischi. Però dicevo, c'è anche un elemento rituale. Che è veramente particolare, forse questo sta fuori dalla letteratura, è un'altra cosa, però è prodotto o comunque è il pretesto della letteratura. Faccio un esempio non per la Città dei Vivi, ma come dire, un esempio di scrittrice contemporanea, che è un po' la mamma contemporanea di tutti quelli che provano a fare questi tipi di operazioni, che è Svetlana Alexievich. Quando Svetlana Alexievich scrive Preghiera per Chernobyl, compie anche un gesto rituale, perché lei rimette in campo tutta una serie di voci vere che sono state appunto interessate, non soltanto vittime, perché poi prende anche alcuni ex tecnici della centrale, e però le riorganizza in modo tale da creare una specie di coro, di controcanto opposto al canto mortifero della centrale, della stupidità umana e della crudeltà o della superficialità umana. Quindi questo elemento rituale è veramente molto interessante da questo punto di vista, cosa che ho visto anche a proposito di letteratura russa, anche se lei vive negli Stati Uniti, un'altra grande scrittrice, secondo me è una grande scrittrice, è pochissimo conosciuta in Italia, anche se un suo libro l'ha pubblicato a Delphi, lei si chiama Masha Gessen, ha pubblicato un libro che si chiama Il futuro è storia, e lei racconta la transizione dalla Russia sovietica alla Russia di Putin con una strategia narrativa pazzesca. Io quando l'ho letta ho detto, cacchio, questa è bravissima. Cioè, lei fa questa cosa, prende sei persone, tre che erano proprio ragazzini o proprio bambini quando è crollato il comunismo e tre che erano adulti, e segue le loro vite, e poi prende una psicologa e un sociologo e segue le loro vite da prima a dopo. Pensate come cambiano i casi da uno psicologo, da uno psicoanalista, da prima a dopo il crollo di un mondo. Cacchio, è un punto di osservazione incredibile. E lei che cosa fa? Che cos'è quella roba lì? Non è un reportage, non è un romanzo, è un UFO, una forma originale, no? Che dà la possibilità, a me ha dato la possibilità di capire che cavolo stava succedendo lì, non meglio di quanto lo avrei saputo da un libro di storia, ma in maniera diversa. C'è un tipo di sentimento diverso, cioè noi abbiamo una sentire il mondo, no? Dobbiamo provare a sentirlo con diverse corde. Alcune di queste corde le tocca la letteratura, altre le toccano altre, come dire, discipline, forma di racconto, forma di indagine. Finisco dicendo che noto che anche la saggistica sta facendo questa roba qua a volte, cioè ci sono degli autori di saggi che cominciano a utilizzare un linguaggio, diciamo così, narrativo, ma non per la divulgazione, perché se no è semplice divulgazione, cioè Harari fa divulgazione molto bella, molto alta, eccetera, eccetera. Ma ci sono altri che invece saggisti, per esempio, è uscito in Italia da poco, forse lo avrete visto, questo libro di questo Benjamin Labatut, Quando abbiamo smesso di capire il mondo, che cerca di entrare, per esempio, nella testa di Heisenberg quando ebbe l'illuminazione della meccanica quantistica. E come lo fa? Lo fa da scrittore, lo fa da scienziato, lo fa da saggista, non lo so. Però sono delle forme letterarie per me estremamente interessanti. Mi collego qui per fare l'ultima domanda prima di salutarci. Trovo molto la radio, perché nella radio non devi rimanere mai zitto, quindi io parlo come Scheherazade. No, beh, stiamo con, come sappiamo che Nicola ha un impegno alle 7:10, allora cerchiamo di seguire i suoi tempi, e infatti anche nella domanda di prima dove ho accorpato l'immaginario a Walter City ho cercato di cucire insieme due questioni che insomma mi premevano e che penso dalla tua risposta che siano sembrate molto interessanti anche a chi ci sta seguendo, perché veramente le risposte erano molto belle. Comunque, no, per chiudere,
Comunque, per chiudere, il modo in cui tu così hai descritto questa forma di ritualità, queste ritualità, nuove ritualità antropologiche, ecco, mi fa venire in mente una riflessione sulle narrazioni, perché oggi così la parola narrazione è ovunque, se ne parla in tantissimi contesti, diciamo non solo quelli artistici, ma anche nei contesti, come dire, economici, cioè si chiedono delle narrazioni. E io volevo chiederti una cosa, sempre a partire da quel tipo di ritualità antropologica con i casi che hai spiegato così bene da poco. Questo tipo di narrazioni esprimono secondo te il bisogno di un chiamiamolo così, di un neo-umanesimo, un nuovo umanesimo, cioè un pochino brutto mettere la parola neo, la parola nuovo oppure il prefisso neo, però ecco, rispetto a qualche decennio fa o anche rispetto a tutto quel movimento, pensiero post-umanista, no? Che ancora si sente. Non lo so, che ne pensi? Cioè, questa esigenza di individuare, cercare, rinnovare la narrazione, anzi direi le narrazioni nei vari contesti, estendendole oltre lo spazio ovviamente della letteratura, sia in narrativa, perché anche in poesia chiaramente ci sono le narrazioni, ma anche insomma dal cinema, eccetera, eccetera, anche ad altri campi. Ma questa è una domanda veramente molto impegnativa, molto bella, non so se sono scritto. Vabbè, però mi ha ispirato quando Però parlavi, mi ha guarda, io ispirato può. tu. Tanto questa è una cosa, cioè ci sono degli incontri tipo questo qua, dove uno si sente di poter osare. Quindi io, Infatti, Diana, sì, ti vai. ringrazio per il fatto di avermi trasmesso questa licenza che forse mi sono presa. No, dico prima una cosa, faccio prima una chiosa su una roba che ha detto Maria, cioè quando dice le narrazioni, cioè, sono importanti le narrazioni perché se ne appropriano, no? È importante fare la narrazione dell'economia, la vera parolaccia, la vera cosa tremenda che è successa, una delle cose tremende che è successa in questi anni è stata la deformazione della parola storytelling, no? Cioè, noi pensavamo di avere delle tecniche di racconto, delle tecniche retoriche, dei tre atti, che ne so, drammaturgici in cui provavamo a scrivere le sceneggiature, i romanzi, eccetera, cioè, da artigiani, da grandi scrittori, da piccoli scrittori, insomma, ognuno faceva quello che poteva. Quando, ovviamente il potere, il potere o anche il poteruccolo, a seconda di se è periferico o meno, si è impossessato di queste, cioè, sempre di più gli spin doctors degli uomini politici, poi soprattutto da quando ci sono i social. La narrazione, cioè il linguaggio utilizzato, piegato appunto in forme narrative, è diventato per gli uomini politici una cosa estremamente importante, perché molto di più che nel passato quel tipo di lingua lì a seconda, cioè a un certo punto quando Morisi diventa lo spin doctor di Salvini, diventa chiarissimo l'attenzione narrativa, ma anche quella di Renzi, prima ancora quella di Berlusconi. Insomma, era c'è questa cosa qui, molti di noi si sono sentiti defraudati in qualche modo dei ferri del mestiere, che sono stati utilizzati ovviamente in maniera, cioè, come vedere, cioè, in maniera dozzinale, ma efficace. Quindi questa cosa qui, nell'epoca delle fake news, imparare a mentire raccontando è diventato importante anche per, cioè, cioè, non nel mio libro, perché non è un romanzo di finzione, ma se fosse stato un romanzo di finzione, come dire, fingere sarebbe stato per me, come dire, un vanto da questo punto di vista. E invece utilizzare gli strumenti della finzione per fare politica, quella roba lì, è vero che la politica è sempre stata circondata da una retorica che, insomma, dai tempi degli antichi romani, questo lo sappiamo, però negli ultimi anni c'è stata come dire, un passaggio in avanti. La questione del postumanesimo, di tutte queste cose qua, del ritorno all'umanesimo, eccetera, eccetera, non lo so. Io poi sono uno che vuole tenere sempre tutto quanto insieme, sono un po' bulimico. E perché sono un po' bulimico? Perché penso, allora, ci sono varie questioni complicatissime che potrebbe un filosofo raccontare meglio, però. Come si fa a considerare, questa è la vera sfida, come si fa a considerare ogni vita umana sacra
e al tempo stesso non credersi al centro della scena. Cioè, no, la modernità è stata questa cosa qui, dal Rinascimento fino all'inizio del Novecento, la modernità è stato un progressivo rimettersi al centro della scena, da che ce ne eravamo tenuti fuori fino appunto alla fine del Medioevo. Mettersi al centro della scena per l'uomo e per l'essere umano ha portato tutta una serie di progressi, indubbi, ma al tempo stesso ovviamente ha portato anche ad una ipertrofia dell'io, è una ipertrofia dell'individuo che a un certo punto ha cominciato a collassare su se stessa. Tutti i romanzi della crisi del Novecento, tutti i romanzi sulla crisi dell'individuo del Novecento, tutti gli esistenzialismi sono esattamente questa cosa qui. Ora però non vorrei che, come dire, spostandoci, cioè è chiaro che secondo me, io non sono un ecologista, ma sono molto affascinato dal pensiero ecologista, sono molto affascinato da chi ritiene che noi non siamo altro se non interdipendenza. Questo lo dicono anche i fisici teorici, per esempio, no? sul fatto che la materia è una questione di interdipendenza, che la coscienza potrebbe essere una questione di interdipendenza. Come si fa, ecco, a tenere conto di questa cosa, cioè al fatto di non metterci al centro dell'universo, della scena, perché questa cosa qua è una cosa alla lunga suicida, non è suicida soltanto per le condizioni di vita sul pianeta, è suicida anche dal punto di vista proprio psicologico, è suicida anche dal punto di vista emotivo, eccetera, eccetera, però questa roba qua non può andare, come dire, non può passare per la svalutazione di ogni singola vita umana, no? Io credo al tempo stesso nella vecchia questione dostoevskiana, quella che nei Fratelli Karamazov porta Ivan a dire: ma se io avessi il biglietto dell'accesso al regno dei cieli e questo costasse la sofferenza di un bambino, che cosa farei? Butterei il biglietto. Ecco, la vita di quel singolo bambino, o anche di quel singolo vecchio, o anche di quel singolo morente, anche di quel singolo, vale il prezzo del biglietto. Io sono sicuro di questa cosa, cioè sono sicuro, sento questa cosa qua. Al tempo stesso sento pure che, per esempio, in questo libro, dove pure io compaio per qualche pagina, come però mi metto molto più a margine della scena rispetto ai libri precedenti, dove c'erano romanzi di finzione, però magari io potevo, come dire, credermi l'alter ego, no? Potevo credere che uno dei personaggi fosse il mio alter ego. Qui il fatto di mettere da parte un po' l'io non ha fatto male, e le due cose possono stare insieme. C'è il ritorno, no, a questi anni anche della per complicare ancora più le cose, o forse qualcuno penserà per buttarla in caciara, aggiungo un altro elemento: negli ultimi anni c'è stato anche un revival della psichedelia, che insegna una cosa, la psichedelia e le forme appunto di le forme statiche, il momento apicale del viaggio psichedelico è la dissoluzione dell'io, ma la dissoluzione dell'io non comporta la dissoluzione della coscienza, la coscienza permane. Quindi queste sono tutte cose super affascinanti, secondo me, che ci potremo portare avanti negli anni, sapendo però che i prossimi anni ci saranno dei grandi cambiamenti, cambierà proprio la vita sul pianeta, cioè la tecnologia accelererà in maniera, bisogna vedere appunto verso dove andrà. Per esempio, mia sorella, ultimissima cosa, mia sorella fa una cosa molto interessante, mi insulta sempre per quello che fa, cioè è molto più piccola di me. Lei lavora a Bologna, fa la ricercatrice, e si occupa della posizione, diciamo così, dell'intersezione fra giurisprudenza e intelligenza artificiale, e dice: voi umanisti dovreste capire un po' di più di quello che succede. Perché se voi capiste che cosa sta succedendo a Facebook, a Instagram, a Google, a tutti questi che sono praticamente, a Neuralink di Elon Musk, che quest'anno appunto comincia forse la sperimentazione sull'essere umano, eccetera, eccetera, se voi capiste, se voi vi alfabetizzaste un minimo su queste cose qui, capireste qual è la battaglia politica, una delle battaglie politiche fondamentali che bisognerebbe fare, se ci tenete ancora al fatto che appunto gli esseri umani abbiano un valore e non siano una statistica. Quindi forse, per esempio, io lì mi sento in ritardo rispetto a questa faccenda qui, e ho l'impressione che il nostro armamentario, questo senza nulla togliere invece all'umanesimo, che insomma credo di aver detto che mi sta a cuore, eccetera, eccetera, però abbiamo un armamentario di interpretazioni della realtà ancora molto novecentesco, e invece forse, portandoci tutto il meglio, come dire, del Novecento, da Albert Camus a Simone Weil, dovremo però anche un pochettino
in parte aggiornare il nostro bagaglio e i nostri strumenti interpretativi. Maria, non lo so se è una risposta, ma ti assicuro che ho fatto del mio meglio con i poveri strumenti che ho. Ok. Bene, grazie. No, sono tantissimi spunti, poi ci rifletteremo. E io ti ringrazio veramente tanto per essere stato così questa mezz'oretta, questi 40 minuti con noi. Scusate, ho fatto qualche minuto in meno, ma perché io ho sul collo il Salone del Libro di Torino, perché questa perché adesso l'abbiamo messa a ottobre, però dobbiamo cominciare, cioè, facendo come se e confidando nelle parole del generale Figliuolo, che non so se l'avete visto, quello è un altro pezzo di letteratura, no? Tutte le medaglie, fa 100 Lucano, è un altro personaggio interessante, ma speriamo che le sue parole siano fedeli, il che vorrà dire che potremo fare il salone a ottobre, altrimenti staremo lavorando per niente, speriamo di no. No, però speriamo, incrociamo le dita, perché qui non si sa come. Adesso siamo tutti chiusi, poi vedremo. E non lo so che dire, alla prossima. Ti ringrazio tantissimo, grazie Nicola, a voi, Giorgio, grazie anche grazie, Giorgio, grazie, tutti quanti. È stato veramente piacevolissimo e finalmente ne faccio tanti di questi webinar, però insomma ogni tanto si dicono delle cose interessanti, quindi grazie. Grazie, grazie a te. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao.